dal mese di giugno del 44. Io non mi sono più mosso da Bussoleno, dove eravamo sfollati. Alla fine del mese i tedeschi iniziarono un minuzioso rastrellamento, casa per casa, alla ricerca di tutti i partigiani e dei loro simpatizzanti. Un'anima buona, una donna della cascina del Gallo, pensò bene di venire a farci visita, per avvisare che stavano arrivando i cattivi. E i cattivi se ne accorsero e vennero a controllare. Si presentò in casa un ragazzone e appena mi vide mi chiese i documenti. Io avevo 17 anni e mezzo, ma ne dimostravo meno. E l'unico documento che possedevo era una vecchia tessera ferroviaria con una foto da bambino. E forse fu per quello. O forse per il fiasco di vino che gli ha dato mia sorella, fatto sta che il soldato teutonico se ne andò. Beh, non proprio a mani vuote, ma comunque senza di me. Ce l'avevamo fatta, o almeno così credevamo, perché il mattino seguente arrivò Aldo, uno dei ragazzi della cascina del Gallo. Emanuele, dobbiamo scappare. Stanno venendo a riprendere tutti quelli sfuggiti al rastrellamento di ieri. Il tempo per mia mamma di infilarmi due straccetti in un minuscolo zainetto e via. Verso la montagna. Io mi limitavo a seguire Aldo e a un certo punto entrammo nella nebbia. Il tempo era brutto, le nuvole basse. E camminavamo da un po', quando un vecchio soldato, vedendomi lì con le mani in mano, mi apostrofò: «Ti boccia! Pian po' se!» Era una valigetta con due bombe di mortaio, ma di legno e con il manico di cuoio, e così spessa che dovevo tenere il braccio a 20-30 centimetri dal corpo. Un supplizio. Un supplizio talmente evidente che il comandante me la fece consegnare a uno più robusto di me. Fortuna? No, direi di no, perché qualche minuto dopo un'altra anima buona mi rifilò il treppiede del mitragliatore pesante. Una cosetta d'acciaio da 20 kg. Provateci voi a portare in salita per più di mezz'ora una cosa del genere e poi ne riparliamo. Ma a un certo punto sbucammo nel sole e come Dio volle arrivammo a Balmafol. Mi sembrò il paradiso. Nessun carico da portare. È un vasto pianoro con delle mucche al pascolo. Poi la sera l'entusiasmo calò un poco, quando a 8 di noi venne indicata una baracca fatiscente. Ci diedero una manciata di paglia e ci dissero: «Dormirete qui». Ce n'erano almeno due che russavano in continuazione. E per un ragazzo di città come me, del tutto disabituato ai disagi, fu davvero dura. Ma ero giovane e mi adattai presto. Il mattino seguente il comandante mi disse: «Vai a sostituire la guardia». E io mi presentai al giovane. Non fu di troppe parole. Si limitò a consegnarmi un vecchio moschetto modello 91, un caricatore e una bomba a mano. E mi disse: «Se devi dare l'allarme, spara 3 colpi di fucile e la bomba a mano. E il segnale d'allarme per tutta la valle». Pum, 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 pum! Se ne andò, lasciandomi lì, da solo. Io cominciavo ad annoiarmi. Pensai che da ragazzino, durante le parate fasciste,
mi facevano fare sempre il balilla tamburino. Mai una volta quello moschettiere. E dunque, era la prima volta che tenevo un fucile tra le mani. Era un oggetto misterioso che però mi tentava parecchio. Non seppi resistere. Cominciai a vedere come funzionava il caricamento delle pallottole e scoprì che l'otturatore si staccava. Lo smontai completamente. Percussore, molla, tutto era lì, appoggiato su una roccia. E fu allora che mi resi conto che non era più in grado di rimontarlo, o che ci avrei rimesso troppo tempo. E se fossero arrivati gli invasori? Avrei potuto fare al massimo pom con la bocca. Fortuna volle che quella volta non arrivarono. E nelle 4 ore successive, seduto al mio posto, lo rimontai completamente. Ero salvo.